Euralumina al via oggi, corsi di formazione nel laboratorio chimico. Dopo sei lunghi anni si avvicina il reintegro nel ciclo produttivo per i 15 analisti in organico. Sempre oggi sarà decisa la data di avvio del trattamento delle acque. Carceri sarde dismesse per accogliere i migranti. L'ipotesi, fa sapere il deputato di Unidos Mauro Pili, rientrerebbe in un piano top secret del governo. Previsto un nuovo sbarco di 2.000 persone. Cronaca, case vacanze nel mirino dei ladri. A Sant'Antioco ignoti hanno ripulito un appartamento in località Turri, portando via numerosi mobili antichi. Scoperta inoltre una truffa sul web, vendeva case vacanza di Carlo Forte inesistenti a ignari turisti. Primavera Sulcitana si è chiusa a Carbonia, la prima edizione. Grande successo per l'ultima tappa della kermesse. La macchina organizzativa è già al lavoro per la prossima edizione con i tour operator internazionali. Bentornati su Canale 40, l'avvertenza dell'Euralumina in apertura, questa volta per una buona notizia. Sono partiti infatti i corsi di sicurezza, formazione e attività del laboratorio chimico dello stabilimento di Portovesme. Per molti analisti quindi si fa più vicino il rientro al lavoro dopo sei lunghi anni di assenza. Vediamo. Le operatività, l'impegno che voi porrete non è esclusivamente relativo a una soddisfazione personale o eccetera eccetera, ma è veramente un percorso che è molto più grande. Il fatto che voi possiate rientrare a fare un ciclo di rotazioni e riavvicinarvi al vostro posto di lavoro e acquisire anche nuove conoscenze è importante. Partono i corsi di sicurezza, formazione e attività del laboratorio chimico all'Euralumina di Portovesme. Per molti analisti si fa più vicino il rientro al lavoro dopo sei lunghi anni. È stato completato il collegamento per l'approvvigionamento dell'acqua proveniente dalla barriera idraulica e necessaria all'impianto Tari. A breve, indicativamente dal 1 luglio, ci sarà l'avvio delle prove tecniche relative al trattamento acque, circostanza che prevede il rientro dei 22 operatori della sezione 4. Malgrado sia ancora distante l'avvio delle selezioni per le nuove assunzioni previste in concomitanza della conclusione della costruzione dell'impianto di cogenerazione, sono già pervenute presso gli uffici della gestione risorse umane oltre 200 candidature di giovani del territorio, numero in costante crescita che testimonia la grande aspettativa che c'è dietro il progetto di ripresa produttiva dell'Euralumina. Questa mattina gli operatori del reparto laboratorio hanno iniziato il corso di aggiornamento alla sicurezza che proseguirà anche domani, il corso per il recepimento delle norme relative alla sicurezza e le visite medico-sanitarie sono propedeutiche al rientro degli analisti per la formazione riguardante le metodiche di analisi delle acque dell'impianto Tari e nello specifico l'utilizzo dello spettrofotometro UV, lo strumento tecnico recentemente acquistato dallo stabilimento per svolgere le operazioni in carico al reparto del laboratorio chimico. Sempre oggi, presso il consorzio industriale, verranno poi definiti gli ultimi dettagli autorizzativi e verrà decisa la data di avvio del vero e proprio trattamento delle acque che si auspica possa partire dal 1 luglio. Le prove tecniche sul trattamento delle acque dureranno 60 giorni. In questo periodo nel laboratorio si alterneranno, con turnazioni già predefinite, i 15 analisti in organico, la gran parte dei quali assenti dal ciclo operativo dal 2009. Altro fondamentale passaggio è l'impegno sottoscritto mercoledì 4 maggio con atto notarile a Roma che prevede l'aumento del capitale sociale di Eural Energy, la società che si occuperà della realizzazione e della gestione del nuovo impianto di cogenerazione, che da 700.000 euro interamente versati salirà progressivamente con lo sviluppo degli investimenti sino a 25.700.000 euro. È scattata nei giorni scorsi l'operazione Top Secret, che presume lo sbarco di altri 2.000 migranti nell'isola. A rivelarlo è il deputato Mauro Pili, che afferma il tutto passa attraverso una comunicazione in codice tra i ministeri emanata tra martedì e mercoledì scorsi e pare che in questo piano rientri anche il vecchio carcere di Iglesias. Sentiamo Alessia Pinna. È scattata nei giorni scorsi l'operazione Top Secret che presume lo sbarco di 2.000 migranti nell'isola. A rivelarlo è il deputato Mauro Pili, che afferma il tutto passa attraverso una comunicazione in codice tra ministeri emanata tra martedì e mercoledì scorsi. Il piano prevede di liberare in pochi giorni le carceri dismesse in vari punti della Sardegna, tra cui Iglesias.
Una squadra di agenti penitenziari è infatti stata avvistata e fotografata nella casa circondariale in località Sastoia, mentre ripuliva la zona con un falciaerba e portava via documentazione, attrezzatura informatica, registri e suppellettili. Il carcere, prosegue Pili, venne chiuso 5 mesi fa con la scusa del freddo e da allora non è mai stato riaperto. Adesso dovrà passare di gestione dalla giustizia al Ministero dell'Interno. Nella casa circondariale di Iglesias, secondo il piano ministeriale, si dovrebbero stivare dai 3 ai 400 migranti, utilizzando anche la caserma agenti, conclude il deputato. Vediamo adesso l'ampia pagina dedicata alla cronaca. Proseguono nel Sulcis Iglesiente i furti nelle case vacanza. Proseguono i furti nelle case vacanza. A Sant'Antioco, un artigiano 51enne di Carbonia ha denunciato presso la stazione dei Carabinieri che nella sua casa, in località Turri, dei ladri, dopo aver forzato una finestra al piano terra, si sono introdotti all'interno dell'abitazione portando via vari oggetti di arredamento, sia moderni che antichi, i quali andranno ad alimentare certamente il mercato della ricettazione. Il danno è in corso di quantificazione e dei primi accertamenti militari ritengono che siano stati commessi altri furti in altre case vacanza di Sant'Antioco. I militari danno a questo proposito un consiglio ai proprietari di mobili antichi, ovvero fotografare sempre gli arredi in modo che in caso di furto possano essere divulgate le immagini per le ricerche. A Carloforte, invece, a conclusione di indagini particolarmente complesse e lunghe, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato a piede libero per truffa aggravata PA, un 44enne residente ad Assemini, di fatto irreperibile, pluripregiudicato e già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'uomo, utilizzando lo pseudonimo di Cossu Nicola sul sito www.casevacanze.it, aveva pubblicato l'annuncio per l'affitto di un appartamento a Carloforte, immediatamente prenotato da un'ignara impiegata di Busto Arsizio, che per bloccare l'appartamento aveva versato 240 euro mediante bonifico. Ma quando la donna si è presentata a Carloforte il 14 agosto scorso, ha constatato l'inesistenza della casa. Dopo la denuncia, a distanza di quasi un anno, a causa della lentezza delle risposte da parte dei provider, i carabinieri sono riusciti a identificare l'autore della truffa, che attualmente risulta irreperibile. Sarà impossibile per la donna riuscire a recuperare la somma versata e tutte le spese successive. Va precisato, tuttavia, che il sito Case Vacanze non ha nulla a che fare con la truffa. E i ladri si sono dati da fare anche a Calasetta, dove un commerciante ha denunciato il furto del suo marsupio, contenente documenti d'identità, la somma di 880 euro e 2 catenine in oro giallo. Il furto è avvenuto all'interno del suo box dell'ortofrutta in un momento di distrazione. Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo Consiglio Comunale di Sant'Adi, eletto domenica 31 maggio, rieletto sindaco con 1.280 voti, pari al 63,71%, Elio Sundas, che ha prestato giuramento e presentato la squadra degli assessori con la quale amministrerà il comune per i prossimi 5 anni. Le elezioni hanno registrato 2.083 votanti e 3.434 aventi diritto al voto, per una percentuale pari al 60,65%. Si è conclusa con la tappa di Carbonia la Primavera Sulcitana, un grande successo che ha già dato il via alla macchina organizzativa per la prossima edizione della Kermesse. Vediamo. Si è conclusa con il successo che ha contraddistinto tutta le tappe la Primavera Sulcitana, ospitata per il rush finale dalla città di Carbonia. Sabato e domenica, all'insegna della festa, del folklore e della genuinità dei prodotti locali, oltre 160 espositori, la sfilata dei gruppi folk di tutti i paesi del Sulcis Iglesiente, più di 700 piatti di pilau serviti nello stand di Calasetta, i dolci sardi di Sant'Adi letteralmente andati a ruba e oltre 1.000 piatti serviti alla cena in centro con 2 menù a scelta. Per
Per essere stata, per così dire, la puntata zero, grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che già sono a lavoro per la prossima edizione della Kermesse, con il coinvolgimento dei tour operator nazionali e internazionali. L'affluenza nella città mineraria è stata altissima, fatto che ha contribuito a far lavorare sino a tarda notte i bar e i locali del centro e a rianimare una città messa in ginocchio dalla crisi del commercio e non solo. Il risultato di questa prima edizione, insomma, fa ben sperare per l'organizzazione della prossima primavera sulcitana. La Civica d'Arte Contemporanea di Iglesias ha realizzato un'altra opera di arte sociale. Ieri la Scuola d'Arte, con un'azione di guerriglia trekking alla quale hanno partecipato, oltre agli studenti, una cinquantina di cittadini, ha segnalato il percorso che dalla costa conduce alla tenuta Modigliani, con pannelli in legno, posato davanti alla stessa tenuta una bacheca in cui viene raccontata al visitatore che cosa sta osservando quando si trova a passeggiare nella gola di Guturu Kardaju tra le miniere abbandonate e gelsi in fiore che furono della contessa Eleonora di Gessa. Amedeo Modigliani, il celebre artista noto a livello internazionale, apparteneva a una famiglia facoltosa livornese che alla fine del 1800 acquistò circa 12.000 ettari di bosco nella Sardegna del sud-ovest, precisamente nella zona compresa tra Iglesias e Flumini Maggiore, in una località denominata Grugua. La sua famiglia infatti si stanziò nella zona dal 1870 ai primi del 1900, proprio negli anni in cui la città si trasformava in capoluogo dell'industria mineraria. Una targa realizzata dall'artista iglesiente Stefano Cherchi come premio alla società sarda Fumicati operante a Buggerru. Il Rotary Club di Iglesias ha voluto premiare così nei giorni scorsi per il 20° anno consecutivo l'azienda leader nel settore dell'agroalimentare che esporta il 75% della produzione all'estero, nata 22 anni fa con l'intento di integrare verticalmente l'attività di allevamento di anguille in una vecchia acquacoltura già esistente a Buggerru lungo le coste sud-occidentali dell'isola. Pitture su Porto Scuso, un concorso a premi di pitture indetto dall'Associazione Culturale della Seconda e Terza Età con il patrocinio del Comune di Porto Scuso sui vari aspetti della città, quindi dal mare alla terra, dall'aria all'acqua e all'ambiente. Le pitture, realizzate in piena libertà di stile, potranno essere realizzate con diverse tecniche. Il premio è rivolto ad artisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età, purché operanti in Italia. L'iscrizione è valida sino al 30 luglio e potrà essere effettuata online attraverso l'indirizzo email asec@gmail.com. Con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio dunque alle previsioni meteo, poi Noa Sincurzu, il nostro telegiornale in sardo. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci. Per domani, martedì 16 giugno, veloci piovaschi sulla costa. Vento da nord-ovest con intensità di 6 km orari. Raffiche fino a 15 km orari. Temperature minime comprese tra 14 e 19 gradi e massime comprese tra 22 e 26 gradi.